Il vostro essere di luce, veramente, siete degli esseri veramente. Dai, si scherza, credimi che io sono dispiaciuto perché ci sono ancora 90 minuti ed è risaputo che in 90 minuti può succedere di tutto. Beh, però ragazzi, Oggi però però. Emi, stasera hanno dato l'idea, adesso poi ne parliamo, intanto metto gli highlights, però stasera ha dato l'idea il Bayer Leverkusen di essere proprio un'altra categoria. Qualche Però difetto Panco, dietro. ti porto di una cosa, a inizio partita comunque stavano soffrendo, cioè poi il calcio è strano, No, no? ma Tant'è che c'hanno due in mezzo al poi campo, ragazzi, c'hanno l'8 e il 10 che hanno dei ma colpi che Dybala se li sogna. Punto, se siamo onesti. no, Lotto. Lotto è mezzo fabbro quello che ha fatto gol. Ma dai, Ragazzi, oh, Lotto. Kaiser fa tre tiri, uno più bello dell'altro. Sembrava uno di quelli che Tre fanno le tiri su una challenge. frasca a quel livello, tre tiri su tutti i gol, eh. Dybala si sogna in Allora, parolone, pure Wirtz allora, prima che vediamo, arriva vediamo. speriamo, eh. Il 10 è Wirtz, prima che arriva Dybala, sai quanta merda devi mangiare. Un anno Insomma, dopo, di Kaiser, nuovo contro, attento, è eh. sempre in semifinale. Sono Nel 21 anni, ha fatto 3 2023 si mesi, sogniamo oh. Budapest, Cazzo, ha oggi vinto però Dublino, con dopo il l'Iercusa in un Feyenoord, campionato, giocherà ragazzi, squadra che vorrebbe la occhio però, rivincita. quello che Davanti diciamo, pronti a perché... trovare uno Dai, fate stadio gustai pieno e la passione. i live, che non No, l'ho vabbè, se il visto. Don voleva dire No, qualcosa, Rappi prego. sta ciccione. No, perché se mi dite che Virz No, è un Virza, ragazzi, fa ragazzi, paura, è il 10, no, Don? fa paura, ragazzi, questo è un futuro è fuori un classe, grande questo è un futuro fuori classe. giocatore. Non Raga, ma siete non esagerate, ma non Leao. esagerate, ma voi Leao, avete la sì. memoria corta, oh, ma qua Dybala, oh. Cioè, Allora, paura, ma no perché mozza la Roma, però dai. però stasera Dybala 11 era metri Virzi ha messo le palle in testa, effettivamente, c'ha ragione il Don. Bayer Leverkusen purtroppo ha vinto bene la partita, no, individualmente poi Dybala non è uscito fuori, se no il risultato sarebbe stato un altro. Però ragazzi, ma Ragazzi, Daniele ma aveva siamo di preparato bene la fronte a partita, un poi Casper talento poi era finita. generazionale. Siamo di fronte a un talento alla Bellingham. Questo è un giocatore alla Bellingham. Mo' perché gioca al Leverkusen, ma Vabbè, questo è alla vediamoci le Bellingham. likes, no? Fatemi vedere sta partita, dai. Un popolo intero, quello romanista. Amici di Sky, benvenuti all'Olimpico. Il saluto da Riccardo Gentile e Aldo Sta Serena. sativando. Eccolo il lunghissimo cross. L'aggancio di Mamma palla mia, rischiaramente Paredes, cosa fa contretto. qua? Lukaku traversa. Questa Posso dire che quando è partita così ho detto sì, è la prima occasione della partita. Si salva il Bayer Leverkusen. La testa di Lukaku, la traversa dice di no. Che buco. Prova a reagire il Bayer Leverkusen. Abdelli con un fallo secondo Le Tessier. E adesso la panchina del Bayer Leverkusen è pronta a protestare. C'è stata una reazione, uno Doppia schiaffo in trattenuta, e poi c'è testa. stata una È schiaffo da certo. parte di Adli. Ma perché ha messo sto qua Mamma negli mia. highlights? Non ho capito. Attenzione però dall'altra parte, la fuga di Frimpong. Sotto Mamma porta! mia, Frimpong. Cabezza all'esterno Che della pippa reazione. nei E la piedi. porta Mamma persa di mia. Lukaku. L'occasione è anche per il. Sfortunata Questo è Roma qua. fenomeno. Questo cazzo corre. Rafael Che Frimpong? fenomeno. Questo corre, Questo è Kaiser, un dai. fenomeno. Ma che Questo è un fenomeno, fenomeno. questo corre, dai. Cioè. Sì. Ma questo è Roberto Carlos sta A me non finita, dai. piace. Preferisco Musiala. Bayer Leverkusen. Ah, ragazzi, al cazzo. Non lo so, devo Karsdorp, Bellingham palla avrei sul detto. tentativo di Grimaldo, poi sbaglia tutto, regala Il non Trapatto il Mbappé. pallone. Virs! Il vantaggio del Bayer Leverkusen. Aveva Che recuperato giocatore. Karsdorp, ma poi il pasticcio. Ha lasciato il pallone lì. Ha fatto pure Alla l'applauso, ha fine, fatto. sotto porta Virs. Non poteva Capito? sbagliare. Chi? 11 metri. Casrop ha reagito ai fischi con un applauso provocatorio. È molto fortunato che non siamo Come anni indietro. anni quando dovevi ancora nascere con tutto l'amore tesoro, cioè Pesante? aveva Beh, sbagliato visto. eh. L'avete visto che cosa ha fatto Casrop, ragazzi? Che ha Ma cioè, fatto? siamo. No. Cioè, è da attacco di panico. Questo mi fa venire tic nervosi. Guarda che mi fa l'occhio Sì, qua, vedo però. Casrop, non ce la faccio più. Sì, effettivamente fa un Ragazzi, erroraccio. i giocatori vanno sostenuti, leggo in chat, ma questa è una cosa ridicola, oh. Ma dai, su. No, no, però aspetta, aspetta, C'era non puoi qualcuno che aveva criticarlo. detto di Casdor prima degli altri, eh? José Mourinho. L'aveva Peccato. detto, è la verità. Però vabbè. Non è che è scivolato, no? Dite che è scemo, dite che quello che Dove è ha fatto scivolato? anche Dove è scivolato? allenato tanto Dove è scivolato? è Magari stata la stessa cosa. fosse scivolato da scale, magari ieri, cascava No, ieri da no, scale no, con tutto no, no. risolto. Ma guarda come si fa una cosa del genere in Serie A. Questo è pazzesco. Vergogna, ragazzi. E sapete che cosa? Vergogna.
Scusa Pancio, posso fare un appello a tutti i giovani che vogliono giocare a pallone? Certo. Quando iniziano, prendete il poster di Kasdorp, lo mettete in camera, quando entrate dentro casa lo guardate e dite: ragazzi, ce l'ha fatta lui, ce la posso fare pure io. Poverino. Poi pasticcio, ha lasciato il pallone lì. E alla fine sotto porta ricorda un po' i Bagnets questo passaggio. Sì. Meglio Paolo Negro, meglio Paolo Negro. Anche lì forse lui è impressionante. Frimpong dentro, Kasdorp su Virs, Svilar. Gli era sfuggito il pallone, poi lo fa suo. Paolo Adli porta il pallone avanti, poi lo allarga per Grimaldo. Grimaldo cerca lo spazio, lo trova. Frimpong! Ci sono già adesso la sta rischiando. Abbiamo massacrato il Sarawi dentro col destro. Lukaku prova a tenerla da fuori. Pellegrini colpisce Trembotti. Quest'altro non mi sente domani. Perché? Che ha fatto? Lo chiami? Il peggio in campo per distacco, non mette la gamba, non muove, non corre, non fa un passaggio, niente. Nell'economia della partita è nullo. Non sono d'accordo. Francesca? No. Ma io che dire, mi dissocio dalle critiche troppo feroci a Kasdorp, perché comunque un giocatore ci può stare. È un errore gravissimo che ha condizionato secondo me tutta la partita, perché quello è stato è stato quello che ha portato poi secondo me la Roma a spegnersi anche mentalmente. Però che vuoi dire, dicevate di Wirtz prima, cioè lui e Adli si sono scambiati da centrocampo in avanti, hanno scambiato continuamente posizioni, ti hanno messo a giro dal punto di vista proprio che non riuscivi a trovargli a prendere un riferimento. Questa è una squadra che è oggettivamente superiore, anche se vuole. Sono d'accordo. Roma. E quindi bisogna essere anche oggettivi e onesti, e bisogna dire che senza però andare a sparare addosso a nessuno, perché anche questa cosa di De Rossi all'inizio non mi è assolutamente piaciuta. Cioè Daniele De Rossi ha la stessa storia di Xabi Alonso dal punto di vista della carriera, anche lui veniva dalla Real Sociedad, quindi non è che veniva chissà da dove, poteva essere un rischio. Quanto mi manca Mu in queste partite, dicono... Sì. Vabbè, ti manca per l'esperienza, però ecco, non è che adesso perché ha floppato De Rossi questa partita, adesso no. Un mirino contro De Rossi, perché insomma mi sembra abbastanza. Ha sbagliato a mettere un'esterna, un'esterna, Pancio. Un'esterna. Ha fatto il bello stasera l'ampia entrato, ragazzi. È un allenatore destinato a tra i top 3 mondiali. Francesco, non ti sentiamo bene, Fra. Ma va bene lo stesso, Sì. non lo sentiamo. Scusate, io non voglio fare polemica, però sei minuti fa ha postato una storia. Vai a vedere, Don, per favore, che stai 2 ore che c'è ste statistiche. Raga, ma non è che stiamo qua per cerca. Ma come chi? Il siberiano? No, ma come chi? Vabbè, ma questo qua è un incoglionito. Sei trovato o no il profilo? Oh, e mettete una sveglia. Dai. Incoglionito. 6 minuti fa, qua fa tutta la cronostoria, bello, bellissimo. Sì, romantico. L'appello. Ogni 3 minuti mettiamo immagini di tutto. Vai avanti, vai alla fine. Ho qua questo 44 minuti fa, poi avanza, ci ripensa, mo fa pure il sondaggio, poi dopodiché va su cosa addirittura, 7 minuti grazie, fa, non sta 7 minuti fa sta sveglio, quindi... Che vergogna, possiamo dirlo? Dai. Beh, ma io sono rimasta indietro, cosa è successo? Che non viene mai quando io ho visto la Fiorentina, non te saprei dire. Ragazzi, tutti a scrivergli su Instagram, io sono appena andato a scrivergli. Ma magari non c'è la connessione. Ha messo la storia che c'è la connessione, il campo. Esatto. A mezzanotte e mezzo in Siberia, ando cazzo va sta destro, Lukaku prova a tenerla da fuori Pellegrini. Colpisce 3 bottigliette accanto al palo. Difeso da Kovar. Io no, 3 bottigliette vale un gol.
Virza, largo, Adli, subito il tocco, Grimaldo, sinistro, respinto, Adli, Frimpong, respinto ancora, due volte. Dai raga, ma Frimpong, ragazzi, veramente, ma cosa si è mangiato? È già Frimpong, lo sai che, oh, ma questa, tre azioni ho visto, mi ricorda Pancinios. Ma vai a far culo. Pancinios davanti alla porta, non riusciva a segnare. Un pochino sì, un pochino, questa è da Pancinios. Ma non trova la porta. La questa è da Pancinius. Virza, largo, Adli, subito il tocco, Grimaldo, sinistro, respinto, Adli, Frimpong, respinto ancora, due volte. Frimpong. Allunga il passo Pellegrini, prova l'azione personale, poi col tacco serve Spinazzola, spazio per il cross, lo effettua, Cristante a vuoto, ecco la stoppa a vuoto. No, no, niente. Il mucchio nella di rigore, ecco. Mio. Poteva farcela qua, prenderla. Cristante a vuoto, calcio a vuoto. A questo gli mancano il sabato e la domenica proprio. Pesante. Oggi è giovedì, quindi poteva giocare. In giovedì gnocchi, hai visto? L'ha fatti col culo. No, no. Andà. Rossella, ecco la Rossella che si è tolta anche lei la maschera. Ross. Pure stai peggio, Rossè, mettiti quella cosa, è più... Ma vuoi dire un po' il mal di testa. No, no, beh, se bella... No, 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 così mi dispiace. Se bella vuoi Rossella apparire, un po' devi soffrire, però, Sembri Cenerentola, Rossè, ti giuro. Grazie. No, tipo Maria Antonietta, tipo. Come grazie. Grazie Chico, grazie Ale, meno 49, occhio. Se arriva il matto, occhio, vi dico. Comunque la curva della Roma ha fatto 2-0 al 90esimo, cantava, grazie Roma, dite quello che volete, una tifoseria della Roma con la squadra sotto 0-2 in casa canta, grazie Roma, è una delle cose per le quali amo il calcio. Fai schifo donna perché lecchi il culo in continuazione alla sponda giallo-rossa di Roma, è una roba inaccettabile, ma cosa significa? Va, vergogna. Io sono contro l'esaltazione del tifo romanista come quello che abbiamo assistito fino a ieri con i nostri, grazie, ospiti, con i nostri ospiti che non sono ancora presentati. E con... è un alert, Don, siamo su Twitch, è un alert, lo fanno partire in chat e pagando coi bits. E continuano a essere così anche durante la partita perché Karsdorp viene bullizzato e gli rompono il culo durante la partita, anziché magari post partita, analizzando la cosa, si trovano gli elementi per criticarlo, come avete fatto adesso. Non trovo giustificate le vostre parole. Prova a cercarlo, Don, un attimo dopo questa cosa è qua. Quello che ha messo il siberiano. Non è così, Don, non è così, perché vabbè, cerchiamo. È stato bullizzato, come dici te, soltanto nel momento in cui è uscito dal campo. No, no, Kaiser, non dire cazzate! Non dire cazzate perché lo fischiavano ogni pallone che toccava. Lo fischiavano ogni pallone che toccava dopo un secondo. Lo fischiavano ogni pallone che toccava dopo... Non fare così, Kaiser. E una parte della curva ha pure applaudito. Diceva, basta fischi, basta fischi. È proprio un buciardo, si vede, sei. Pure, ma io non li devo difendere, che me frega, io sono prima a Kasdorp, ma quello che ho detto io lo hanno fischiato dopo un secondo e se l'ha inculato anche Lukaku, non solo il pubblico, se l'ha inculato pure Lukaku. Ma sti livelli non si possono fare, sti errori non esistono. Ma cosa c'entra, ragazzi? Ma stai dentro una partita, stai perdendo 1-0 al 30esimo, non è che sei, non è che sei fuori d'Europa League. Non deve giocare, non deve giocare, non deve giocare. Se deve alzare la mano, io non so cavolo. No, ragazzi, dovete essere obiettivi. Ragazzi, non siete pronti. Ma se va a vedere il secondo tempo? Se va a vedere il secondo tempo? Un attimo, non interrompa 11 metri. Se adesso non si può fischiare anche un giocatore che fa un errore del genere, una città che vuole tutta la stessa cosa. È una vergogna. No, non per niente a cazzo. La città sono 7 anni che questo non può giocare a pallonanci da sempre. Mamma mia, Augusto, te prego. La città di che? No, ragazzi, c'era... Scusami. Vado a cercare. Yes, merci beaucoup. On c'est là? Qu'est-ce que tu voulais dire? Pour la partie. Je voudrais dire... No, niente, che... non ho capito cosa ha detto il Don prima, quindi sono rimasta un po' indietro. Le Don si capiva. Sto parlando delle castrole. Castrole. Rienne va più. Carzoni. Pucchio nel di rigore, ecco, nei giocatori giallorossi. Eccolo il pallone, colpo di testa di Cristante, che non trova la porta. Aveva fatto un terzo tempo perfetto, aveva anticipato tutti. Anche qua Adani ha fatto una lettura diversa, perfetta, però lasciamo stare. Te ne accorgi quando lo vedi. Spinazzola non riesce a fermare il suo avversario, si tratta di Grimaldo. Lì vicino il tocco, Frimpong, aggancio, Stanisic.
destro. Dai, ma adesso io, tu mi devi dire come cazzo fai a dire che non è un fenomeno uno che fa una roba così in semifinale di Europa League. In Serie A, in Europa League, in semifinale di Europa League, tutti quelli in allenamento prima della partita lo fanno. Ho capito, ma lui l'ha fatto. Ora, nessuno lo presta. No, Kaiser, a me piace quello. Guardano. Si affermare sulla questa non ha senso, dai. Guarda. Ma è la tranquillità palla con cui lo fa. Frimpong. Cioè, sembra Stanisic. Andrik, destro, che gol! Dai. Bel gol, a 18 dalla fine, esulta Xabi Alonso, 2-0 Bayer Leverkusen. Ragazzi, ma questo è... Ma forse poteva fare di più. Sì? Ragazzi, è fortuna che la moglie diceva pure che aveva brutte sensazioni. Diciamo che insomma le sensazioni le ha sbagliate perché ha fatto pure gol. Mia moglie ha paura, non vuole che giochi a Roma, ha detto un cattivo presentimento. Madonna, non sta bene la moglie, perché veramente dai, come si fa a dire una cosa del genere un giocatore che deve andare a giocare una partita di calcio? Vabbè, ma è come quelli qua che oggi davano per vittoria, dicevano vince il Bayer per non gufarsela, magari, boh, non lo so, cioè manca a me un po' eccessivo. Sì, è tipo tiro il tasso e levava a mano, Pancio. Pesante. Al buco centrale Spinazzola, un gol incredibile. Non riesce a fermare il suo avversario, si tratta di Grimaldo. Grimaldo, mi vicino il tocco, Frimpong. Ah, l'anno scorso si è rotto un dito, dicono. Andrik, destro, che gol! Andrik raddoppia a 18 dalla fine, esulta Xabi Alonso. Flash, ma vattene a cagare, va Flash, che ci avrai 12 mesi. Pellegrini, buon pallone, Azmoun! Un passaggio al portiere Kovar. El Shaarawy, il suo lungo cross. Bello qui esce, eh? Parte può arrivare anche Ligno. Ma giù. Che classe ha fatto? Cross, quello di Angeligno, male Kovar, palla lì, no! Porta vuota, incredibile Abraham, la spedì. Secondo voi, una domanda. Vedi Abraham. Mamma mia ragazzi. Che succede? Direi che è psicodramma. Kaiser, no, non si sente, forse anche meglio così. Dimmi, Pancio. No, secondo te meglio il Shaarawy qui, te lo faccio rivedere, o Ebram? Perché anche comunque il Shaarawy, ragazzi. Legrini, buon pallone, Azmoun! Arriva, te l'ho rimessa perché è l'inizio. El Shaarawy. Hop! Il suo lungo cross. Esce dall'inquadratura, ora, la mette giù. È un controcross, quello di Angeligno, male Kovar, palla lì, no! Porta vuota, incredibile Abraham, la spedì. Qui psicodramma è una parola dolce.